se poteva darci due accenni su questo. Buonasera amici, bentrovati. Devo dare giusto alcuni accenni, anche se mi piacerebbe dilungarmi molto di più. Parliamo di un'opera, parliamo di giapponismo. Andiamo a fare un primo piano sull'opera, così magari cerchiamo anche di farla vedere in maniera più approfondita, visto che abbiamo poco tempo. Allora, è un'opera di Antonio Fontanesi. Antonio Fontanesi è un artista del 1818-1882, è un artista che fa parte della corrente del giapponismo, portato in Italia, ricordiamo, da Giuseppe De Nittis, un artista ovviamente italiano del XIX secolo, è vissuto in Francia, a Parigi. La cosa più emozionante di quest'opera, ovviamente andiamo a parlare di una geisha, la bellezza e l'eleganza della geisha. Ricordiamo che la parola geisha in giapponese vuol dire artista, quindi anche se nell'immaginario comune pensiamo alle geishe come se fossero delle donne che intrattenevano uomini soltanto con la loro avvenenza e le loro doti fisiche, invece non è vero, perché per diventare una geisha ci volevano tantissimi anni di istruzione e quasi tutte avevano un'abilità particolare, quindi sapevano suonare uno strumento oppure erano molto abili nella danza o ovviamente anche nella lettura, la recitazione di poesie. È molto importante capire che il giapponismo divenne fondamentale nel 1902 grazie all'Esposizione Internazionale di Arte Decorativa Moderna a Torino. E ricordiamo che il giapponismo fece breccia all'interno dell'immaginario degli artisti occidentali proprio perché c'era quest'amore per le ceramiche giapponesi, addirittura all'interno anche dell'arredamento occidentale vediamo chiari riferimenti di arte orientale. Quindi sia Wright che anche McIntosh all'interno delle loro opere architettoniche inseriscono appunto chiari riferimenti al giapponismo. E poi io che amo molto la letteratura inglese, se andate avete la possibilità di leggere Il ritratto di Dorian Gray, proprio c'è un capitolo che parla di arredamento delle case ovviamente inglesi importanti dell'epoca e c'è proprio un chiaro riferimento all'arte giapponese, al giapponismo. Facciamo ancora un primo piano, se possibile andiamo anche a vedere l'iscrizione giapponese ripetuta dall'artista Antonio Fontanesi proprio per questo amore spasmodico nei confronti del giapponismo, ovvero dell'arte occidentale ispirata all'arte orientale. Proprio questo inverno ho visto una mostra dedicata al giapponismo a Palazzo Rovella a Rovigo. E c'era un'opera di questo artista esposta all'interno di Palazzo Roverella. Bene. Poi c'è un riferimento a Pizzicanella, infatti una nota galleria che tu conosci molto bene, Susanna Orlando, questo inverno c'è stata la mostra degli Shunga, che erano queste opere di Pizzicanella che si rifacevano sempre all'arte giapponese, quindi è proprio un continuum che va fino ai giorni nostri. Ora, chiaramente la stagione a Pietrasanta inizia in ritardo, come le gallerie sono aperte, e invitiamo tutti gli amici a venire a trovarci a Pietrasanta. Chiaramente non potremo fare inaugurazioni quest'anno per i motivi che sappiamo, però le mostre si terranno, probabilmente Susanna sta già preparando delle cose eccezionali per la sua galleria, quindi vi aspettiamo a Pietrasanta. Grazie Antonio, ci vediamo tra poco in Parete dei Top Lot.